знал, через ту банду. Per la prima volta ho studiato la musica in Ucraina, la mia città natale, che si chiama Kitzmany. Dopo 4 anni sono entrato all'Accademia Musicale di Kiev, dove studiavo per 8 anni la bandura e vocale. Prima volta in Italia sono venuto nel 2006. E dopo un anno io sono tornato, mi sono sistemato a Napoli e sto qua ancora. La bandura, uno strumento tipico ucraino, medievale. Prima aveva di meno corde e c'era più piccolo. Lo suonavano spesso uomini ciechi che andavano da un paese all'altro. Mio nome d'arte è nato prima di arrivare in Italia, in Ucraina. Una pazza in mezzo alla strada, quando ha visto me, ha detto: mamma mia, è un italiano. E tutti gli amici che stavano con me hanno detto: sei italiano, Basilio, Basilio. E dopo io pensavo, suona bene, mi piace. Momako significa cognome, Morgoc, ma Maria, nome di mamma, Ko Corneli, il nome di mio padre. Momako. Одна молода дівчина, та й горя зазнала. Spesso suono e canto per la strada, però ce l'ho a volte i concerti, i spettacoli. Gli italiani sempre sono curiosi per sapere come si chiama lo strumento, che canzoni canto, di che nazionalità sono. Mi piace essere in Italia, spero rimanere qua, però vorrei portare il mio arte, la bandura, ad altre nazioni. L'idea del cortometraggio è nata dal mio incontro fortuito con Basilio. Basilio suonava qui vicino e appena l'ho sentito la prima volta ho dovuto fermarmi perché c'era qualcosa di estremamente intenso e malinconico insieme nella sua musica. Da questo incontro è nata l'idea di girare un documentario e poi man mano è nata questa storia, la storia di un musicista ucraino che è arrivato in Italia, si vede costretto a trasportare bombole del gas per sopravvivere. Quindi non è la storia di Basilio, ma è una storia inventata. La prossima volta chiamate qualcun altro. Ciao! Questo cortometraggio non parla soltanto di immigrazione, è una storia universale, comune a tante persone, a tanti italiani, a tanti ragazzi italiani che non vedono i propri sogni realizzarsi. Il cortometraggio ha avuto molto successo, è stato presentato in numerosissimi festival, ha vinto tanti premi sia in Italia che all'estero e ha avuto l'onore di essere presentato al Consolato Generale Ucraino proprio qui a Napoli.